Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo solo farvi vedere un attimino come facciamo noi la conserva. Ci sono vari metodi, varie tipologie di preparazione. Noi sono un paio di anni che usiamo questo metodo qui, è molto semplice, molto veloce. Abbiamo tagliato a pezzi i pomodori, li abbiamo ovviamente lavati, tagliati a pezzi e messi a bollire in un pentolone. Li mettiamo a bollire fino a quando non si sfaldano. Vedete, ancora è presto, c'è la forma del pomodoro, si devono completamente sfaldare. Nel frattempo abbiamo messo un po' di sale e delle foglie di basilico. Facciamo cuocere quelle 2-3 ore, quello che occorre, si tira un po' l'acqua, quindi diventa un pochino più denso. E dopo vi mostro come facciamo. Non lo passiamo nel passapomodoro, l'abbiamo fatto così un paio di anni fa. Questo è un metodo un pochino più veloce. Dopo vi faccio vedere i vari step e i vari procedimenti. Ecco, una volta che ha fatto la prima bollitura, la salsa si è un po' raffreddata. Facciamo questa operazione qua col mini pimer, maciniamo le bucce, ovviamente la polpa, e rendiamo il tutto molto cremoso. Nella seconda bollitura invece, prima di metterlo nei vasetti, si porta di nuovo in ebollizione e si lascia bollire il tempo che si desidera per far evaporare l'acqua, per renderla più o meno polposa. A noi va bene così, quindi la teniamo così. Questa operazione è molto semplice ed elimina il lavoro della macchina per separare le bucce dalla polpa. Quello è il metodo un po' più tradizionale, questo è un metodo più veloce, però ci stiamo trovando bene, sono un paio d'anni che lo facciamo così. Ha un'altra consistenza la salsa in questo modo, rimane più polposa. Siamo pronti per il travaso, abbiamo appena tirato fuori i vasetti e i coperchi dalla sterilizzazione, il pomodoro stava bollendo, quindi è tutto molto caldo. Questo abbiamo precedentemente macinato con il mini pimer, come vi ho fatto vedere prima. Ecco, se vedete la salsa è della consistenza che piace a noi, l'abbiamo fatta bollire fino a quando l'acqua in eccesso non evaporava, quindi ha la consistenza che per il nostro palato va bene, poi questa è una cosa personale, ognuno ha le proprie preferenze. Ora mettiamo una foglia di basilico surgelato, però era fresco, è il nostro basilico. Anche più di una foglia. Poi, dal momento che è tutto molto caldo, ci si deve aiutare con uno strofinaccio. I coperchi, molto importanti, i coperchi sono nuovi, non vanno riutilizzati una seconda volta, altrimenti poi entra aria. Abbiamo provato per errore l'anno scorso e qualche barattolo poi l'abbiamo dovuto buttare che si è inacidito. Quindi bisogna acquistare sempre i coperchi nuovi. L'ultima operazione da fare è quello poi di metterlo in un recipiente. Noi abbiamo qui una bacinella spaziosa a testa in giù con le coperte sopra, sotto e ai lati. E queste raffredderanno da sole fino a domani. Solo quando saranno fredde saranno pronte per essere tolte. Si mettono a testa in giù per fare il sottovuoto. È molto importante questa operazione. Si coprono. E così via, si mettono le altre mano a mano che vengono fatte. Questi barattoli si sono raffreddati, sono passati 3-4 giorni da quando abbiamo tolti da quel contenitore quelle coperte. Li abbiamo fatti di varie dimensioni in base un po' all'esigenza che abbiamo nel momento. Questo è per 2 persone, questo è per 3, questo se abbiamo qualche ospite, magari lo conserviamo poi in frigo. Volevo aprirne soltanto uno con voi per vedere un attimino.
è giusto che faccia forza il coperchio perché c'è il sottovuoto. Se si apre velocemente la buttate via perché vuol dire che è entrata aria e non è più buono. Sentito il tac? Il tac è un buon indice che l'operazione è andata a buon fine. Il coperchio si è gonfiato perché è entrata l'aria. Il profumo voi non lo potete sentire, ma è qualcosa di spettacolare. Adesso ve lo verso in un recipiente. Vedete la consistenza. Guardate, c'è ancora qualche pezzettino di buccia dentro, di pomodoro, ma a noi va bene così. C'è il basilico, qualche semino e come piace a noi. Ovviamente se voi non gradite le bucce che non si sono macinate, non gradite i semi, allora dovete fare l'operazione, quello con la macchina che estrae la polpa. Noi abbiamo provato così, come vi dicevo, ci siamo trovati veramente bene e ha la consistenza che piace a noi. Se si vuole tirare un attimino, la si fa bollire, si fa asciugare ancora l'acqua in eccesso ed è pronta. Qui bisogna solo aggiustare di sale, ovviamente si può usare così o si fa un soffritto di cipolla, carote e sedano o un misto soffritto, quelli che si comprano commerciali, o a me personalmente piace proprio così, naturale. Bene, questo è il metodo con cui noi facciamo la nostra passata, ce ne sono altri. L'importante comunque è seguire le indicazioni sulla sicurezza alimentare per evitare poi problemi di botulino e quant'altro. Come vi dicevo, qui viene tutto sterilizzato e non ci sono grossi problemi. L'unico problema è che se non chiude bene entra aria, nel momento in cui si apre non si sente il sottovuoto che sparisce, non si sente il tac, vuol dire che allora ha preso aria, quindi si è inacidita. Non state neanche ad assaggiarlo, buttate via direttamente, pazienza, a noi è successo un paio di volte l'anno scorso. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo.